Quindi a questo punto io cedo la parola al primo speaker della squadra Pro. Se non erro, abbiamo Raffaella. Sì. Buongiorno a tutti, mi ripresento, sono Raffaella Ferraioli, primo speaker della squadra Pro alla mozione secondo cui questa assemblea sostiene uno sviluppo delle lingue in cui il maschile sovraesteso venga sostituito dal femminile sovraesteso. Innanzitutto ci teniamo in quanto squadra Pro a definire chiaramente i significati precisi dei termini chiave di questa mozione che siamo qui oggi a dibattere. Innanzitutto per sviluppo intendiamo un accrescimento progressivo da uno stato più semplice ad uno più complesso. E invece riteniamo fondamentale definire cosa intendiamo per lingua, cioè questo insieme di convenzioni che possono essere fonetiche, scritte, rispetto alla forma, e necessarie appunto per la comunicazione sia orale che scritta, che sono, e riteniamo ribadire fortemente questa cosa, l'espressione delle comunità, che siano etniche, politiche e sociali, che appunto si esprimono tramite quella lingua. Ripetiamo che appunto per maschile e femminile sovraesteso si intende appunto l'utilizzo della forma al maschile o al femminile. La nostra squadra, in quanto appunto favorevole alla mozione, sostiene fermamente come tesi fondante che sia giusto appunto sia lo sviluppo delle lingue, quindi che le lingue si sviluppino, e sia che questo sviluppo preveda appunto una sostituzione, quindi che il femminile sovraesteso vada a sostituire il maschile sovraesteso. Sosteniamo appunto la nostra tesi per tre motivi principali. Innanzitutto perché appunto, in base alla definizione, quindi al significato intrinseco della parola lingua, la lingua deve essere appunto lo specchio della società che si esprime tramite essa. E questa argomentazione sarà portata avanti appunto da me all'interno di questo intervento. Andando avanti, il secondo argomento spiegherà perché appunto questo sviluppo è necessario, in quanto appunto avverrebbe all'interno della nostra società che è appunto globalizzata. E infine il terzo punto di questa linea argomentativa prevede appunto che questa la nostra tesi sia giusta perché va a tutelare i diritti delle donne. Questi ultimi due argomenti saranno spiegati dal secondo speaker della mia squadra, Luigi Boccia. Il terzo speaker, infine Rossella Lamura, si occuperà di confutare quanto sarà espresso dagli speaker della squadra opposta e di ribadire appunto la validità della nostra tesi. Innanzitutto ci teniamo a precisare che riteniamo sia giusto attuare questa sostituzione e lo sviluppo delle lingue all'interno delle comunicazioni ufficiali, cioè non tanto nella lingua informale e parlata tra singoli individui, ma appunto all'interno delle comunicazioni ufficiali che avvengono da parte, ad esempio, della pubblica amministrazione, degli enti governativi, degli uffici ministeriali. Quindi tutte quelle comunicazioni che si estendono ad un gruppo molto esteso di persone, quindi non soltanto ad un singolo individuo. Inoltre riteniamo appunto che sia giusto che avvenga lo sviluppo delle lingue non soltanto in un singolo paese, ma in una comunità internazionale, quindi a livello di molti più paesi, a livello mondiale. Ma è un nostro onere spiegare perché proprio adesso bisogna attuare questo cambiamento, effettivamente è un cambiamento di ciò che invece avviene nello status quo. Infatti riteniamo che adesso il femminile sovraesteso debba sostituire il maschile sovraesteso, perché ricordiamo che viviamo in una società in cui si è sempre più consapevoli degli atti discriminatori che sono stati svolti nel passato e che continuano ad essere perpetrati contro le donne, e riteniamo e ricordiamo appunto che attualmente c'è ancora un divario, quindi non si è ancora raggiunta quel livello di parità tra i due sessi. Ricordiamo il divario a livello salariale, ricordiamo come per ogni dollaro che un uomo ha parità di preparazione, a parità di lavoro svolto, una donna invece guadagna molto di meno. Nei paesi più sviluppati 80 centesimi secondo le ultime stime, ma in quelli meno sviluppati addirittura forse addirittura la metà rispetto a quanto guadagna un uomo. Ma c'è un divario anche culturale. Quindi ritenete che questo divario tra donne e uomini, la disparità di pagamenti, di salario, eccetera, possa essere risolto attraverso la il sovrastare, diciamo, del femminile sul maschile?
è sicuramente un passo che potrebbe portare a questo, che porterà a questo obiettivo. Ovviamente questo l'obiettivo sarà perseguito tramite vari atti che tra poco avrei spiegato, ma questo è uno dei passi che serve appunto per raggiungere questo obiettivo. Infatti, per fortuna, nonostante tutti questi atti discriminatori nei confronti delle donne, nonostante il divario tra i due sessi, viviamo anche in una società molto consapevole di ciò e che si sta appunto impegnando anche in altri modi per risolvere il problema, perché effettivamente riteniamo che un problema attualmente esista. Infatti, ricordiamo come altre misure sono state, ad esempio, l'introduzione delle quote rosa in politica, all'interno delle amministrazioni comunali, e tutta una serie di altri interventi che sono già stati attuati, che prevedono appunto non un favoreggiamento, ma appunto un aiuto nei confronti delle donne, che appunto è il modo in cui noi intendiamo vedere questa proposta. E ricollegandomi alla definizione che ho appunto fornito di lingua, siccome ho dimostrato come questa società sia attenta a questo problema e voglia risolverlo, e siccome la lingua deve essere appunto l'espressione della società e della comunità che la parla, riteniamo sia appunto giusto introdurre questa sostituzione, appunto per permettere alle persone che, come abbiamo visto, già sono attente a questa problematica e già vertono verso questi valori, di appunto riconoscersi in questa lingua parlata, di come è già avvenuto in realtà nel corso della storia. La storia ci ha dimostrato come la lingua sia sempre stata appunto l'espressione della società in cui si è vissuto, delle popolazioni con cui si è vissuto e soprattutto anche dei valori condivisi. Ed è per questo appunto che secondo noi questa proposta sarebbe giusta, perché garantirebbe non solo alle donne ma anche agli uomini che attualmente si riconoscono appunto in questo valore di, potremmo definirlo appunto, di voler rimediare ai danni subiti in passato, gli consentirebbe appunto di rimediare, di riconoscersi in questa lingua che deve appunto accomunare tutti. Infatti nel prossimo argomento spiegheremo come non solo questo cambiamento della lingua andrà a favorire chi si riconosce in questa questione e chi vuole risolvere il problema, ma anche una società sempre più globalizzata e che crede nello sviluppo delle lingue a livello mondiale, e quindi non solo uomini e donne che valutano questo problema importante da risolvere, ma tutta la popolazione mondiale ritrarrebbe dei benefici da questa proposta. E soprattutto, infine, nel nostro terzo argomento andremo a spiegare perché anche le donne ovviamente ne trarrebbero dei vantaggi. E con questo appunto concludo il mio intervento, vi ringrazio per l'ascolto e lascio la parola al primo speaker della squadra Conte. Ho concluso. 7:57. Bene, allora a questo punto noi siamo pronti per dare la parola al primo oratore della squadra contro, cioè Giuliano. Quando vuoi, comincia. Il mio intervento inizierà in 3, 2, 1, via. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Giuliano, primo speaker della squadra di opposizione. Vorrei come prima cosa confutare la tesi portata, avanzata dalla squadra di governo, la quale si è contraddetta. Vi è una contraddizione intrinseca a quanto portato dalla prima speaker, in quanto afferma che la lingua sia la riflessione, l'espressione della comunità che si esprime attraverso la medesima, ma afferma poi che la loro proposta troverebbe attuazione nella modificazione, quindi nella sostituzione del maschile sovraesteso con il femminile sovraesteso nelle comunicazioni più ufficiali, non andando ad agire nella lingua, nella comunicazione di tipo informale, nella comunicazione di tipo più
popolare, più di basso rango, quindi andando ad agire solamente in un punto il quale non risolverebbe, a nostro parere, il problema. Esplicito poi come non sia stato di fatto esplicato dalla squadra di governo il rapporto causa-effetto, se così può essere definito, della loro proposta sulle riflessioni che avrebbero per l'appunto sulla società, sulla reale attuazione, sulla reale tutela dei diritti e sulla riduzione del divario, della disparità che è attualmente presente. Passo quindi alla definizione. Sì, siamo concordi con le definizioni dei termini che sono stati dati, e alla luce di questi passo alla linea argomentativa della mia casa. Io come primo speaker dimostrerò come l'applicazione di una tale misura sia totalmente contraddittoria. Fatu, come seconda speaker, dimostrerà come questa misura sia inefficace alla volta di eliminare le discriminazioni di genere presenti oggi e intrinseche alle società di vari paesi. Jonah, il terzo speaker, darà forza ai nostri argomenti portando una serie di esempi chiarificatori e confuterà le argomentazioni della squadra avversaria. Prima di procedere con quella che sarà la nostra argomentazione, ci tengo a sottolineare la situazione odierna, come di fatto oggi si riconoscano effettivamente e tristemente una serie di discriminazioni di genere che causano un vero e proprio divario interno alla società, interno alla politica, interno anche al mondo del lavoro, come ribadito dalla squadra di governo. Un divario che purtroppo, le prove sono agli occhi di tutti, non accenna a risanarsi, in quanto nonostante le numerose iniziative che sono state promosse fino ad oggi, queste discriminazioni, questo divario continua a persistere. Ricordo che la mozione ha un carattere di tipo internazionale, non ha un carattere prettamente locale, non è definito, circoscritto ad una singola realtà nazionale, ma ha una visione più alta. Cerchiamo quindi di estendere la visione odierna verso una graduale prospettiva sempre maggiore. Pensiamo per esempio all'Afghanistan, dove in seguito agli avvenimenti della storia recente le donne hanno perso ogni diritto faticosamente conquistato nel corso della storia e hanno perso, cito solamente due esempi, la possibilità di guidare, hanno perso la possibilità di uscire se non accompagnate da un uomo. Pensiamo anche a quei paesi come il Niger, il Sudan del Sud, la Guinea, i paesi che hanno il più basso tasso di alfabetizzazione femminile. E siamo così a quello che è il mio argomento. Crediamo davvero che questo provvedimento possa risolvere il problema? Crediamo davvero che la tesi, la soluzione, la proposta avanzata dalla squadra di governo possa risolvere il divario attualmente presente? Una proposta di questo genere risulterebbe contraddittoria e, per così dire, antitetica, in quanto porterebbe al problema semplicemente da un estremo all'altro. Questo in quanto, di fatto, sostituire, o meglio, soppiantare il maschile sovraesteso con il femminile sovraesteso non avrebbe alcuna ricaduta benefica su quelle che sono le reali problematiche legate alla discriminazione di genere, in quanto si cercherebbe solamente di modificare un costume, per così dire grammaticale, per risolvere una problematica che è di estensione molto maggiore. Prego. Ritieni invece che continuare a usare il maschile sovraesteso apporti dei benefici alla situazione? Chiaramente, penso che... ti ringrazio per la domanda. Il continuare ad utilizzare il maschile sovraesteso innanzitutto è riflessione di un costume linguistico, non è riflessione di una discriminazione. Nel caso in cui si volesse apportare una soluzione in tal senso, noi riteniamo che sarebbe sufficiente l'accostare il maschile al femminile sovraesteso e non soppiantarlo, in quanto, come ribadito e come ribadirò nel corso del mio argomento, nel corso anche degli argomenti che verranno portati dalla seconda speaker e dagli esempi portati dal terzo speaker,
questo non apporterà un vero e proprio beneficio, ma apporterà solo uno spostamento del problema da un estremo all'altro. Infatti, cercare di risolvere la discriminazione di genere partendo da un semplice costume grammaticale, come detto, non significa portare una problematica da un sistema da un estremo all'altro, ma significa essenzialmente no. Cioè, spostare questa, cercare di soppiantare il maschile sovraesteso con il femminile sovraesteso non risolve proficuamente le tematiche che noi invece intendiamo risolvere in altri modi, attraverso politiche più incentrate sull'inclusione femminile in politica, in lavoro. La mia squadra dunque riconosce la problematica, ma pensa che la risoluzione portata, la risoluzione avanzata dalla squadra di governo vada ad attaccare, vada a scalfire semplicemente la punta di un iceberg, il quale, come gli iceberg, come tutti gli iceberg, hanno una conformazione molto più estesa, molto più vasta, molto più ampia, e la quale non può essere annientata solamente pensando di scalfire la punta dello stesso. Concludo quindi il mio intervento ricapitolandone in breve il contenuto. La mia squadra si dimostra fermamente convinta, si dimostra fermamente concorde con le problematiche intrinseche alla società odierna riguardo il divario che sussiste tra genere maschile e genere femminile, ma sostiene che questo non possa essere eliminato, non possa essere risolto con una semplice modifica di un costume grammaticale. Sostiene invece che siano necessarie ulteriori misure che vadano prese però a livello internazionale, alle quali per l'appunto non sarebbe sufficiente una singola modifica della grammatica. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al secondo speaker della squadra di governo. 8:06. Sono Luigi, il secondo speaker della squadra che si trova favorevole alla seguente mozione. Questa assemblea sostiene fermamente lo sviluppo delle lingue in cui il maschile sovraesteso venga sostituito dal femminile sovraesteso. Vorrei brevemente richiamare la validità della tesi in base a quanto sinora sostenuto dalla prima speaker della squadra, della mia squadra. Infatti lei ha parlato delle lingue e del fatto che esse siano l'espressione del popolo. E da questo mi vorrei agganciare alla confutazione. Loro hanno affermato che si trovano d'accordo con i termini e le definizioni da noi sostenute e portate avanti. Allora mi chiedo perché sia stato detto dal primo speaker che la definizione di lingua di lingua non contempli il fatto che essa sia lo specchio della società. Analizzando la sua definizione capiamo chiaramente che la lingua è oggettivamente lo sviluppo, è lo specchio, il riflesso della società e della comunità che la parla. Inoltre è stato detto che questo genere di comunicazione potrebbe inficiare sul parlare, a detta loro, di basso rango, che non implica appunto le comunicazioni ufficiali.
Ciò non è possibile. Noi parliamo solo ed esclusivamente di comunicazioni ufficiali emanate da enti governative e camere ufficiali, perché siamo in una società inclusiva, evoluta, in cui il singolo individuo sceglie per sé come farsi chiamare e come, si può, come ci si deve rivolgere ad esso. Esiste il genere fluido, infatti è usanza, soprattutto degli ultimi termini, degli ultimi tempi, chiedere ad una persona con quali pronomi ci si vuole riferire ad essa. La nostra linea argomentativa, i nostri valori vertono sul fatto che questo cambiamento, questo sviluppo, questa evoluzione, come vedremo tra poco, vertano solo e unicamente sulle comunicazioni ufficiali. Richiamata la validità della nostra tesi, ad ulteriore sostegno di essa, vorrei proporre i due seguenti argomenti. In primis vorrei parlarvi dello sviluppo, agganciandomi al termine della mozione, e al fatto che questo genere di sviluppo, il fatto che il maschile sovraesteso venga sostituito al femminile sovraesteso, possa contribuire anche alla globalizzazione del nostro mondo. Per fare ciò però voglio appellarmi alla definizione di sviluppo. Infatti lo sviluppo, come detto dalla prima speaker, è un accrescimento progressivo da uno stadio più semplice a uno più complesso. Capiamo chiaramente che quindi lo sviluppo sia un'evoluzione e non un'involuzione o un qualcosa di inutile, superfluo, come è stato sostenuto dal primo speaker della squadra contraria alla mozione. Dimmi. Innanzitutto, grazie per aver accettato la domanda. Vorrei chiederti, dato che stai parlando di una società globalizzata, come potrebbero le comunicazioni ufficiali in una società globalizzata risolvere tutte le problematiche che ti ha presentato anche il primo speaker, ovvero le donne che vengono discriminate in Afghanistan, in paesi come Sudan del Sud, eccetera? Grazie. Probabilmente per globalizzazione viene inteso dalla squadra contraria alla mozione che si parli unicamente di economia, di politica, ma i piccoli passi verso la globalizzazione vengono raggiunti anche attraverso l'unificazione delle lingue, come stiamo per andare a constatare. L'evoluzione della lingua. Si parla di una lingua comune dal punto di vista morfologico e sintattico, soprattutto unicamente nelle comunicazioni di tipo ufficiale. Ci tengo a ribadirlo proprio dal fatto, dal principio che stiamo parlando di una società globalizzata, quindi sarebbe inutile parlare di non inclusività al singolo individuo. Perciò mi riferisco solo e unicamente alle comunicazioni ufficiali. Se il mondo deve svilupparsi, come ho accennato prima, bisogna unificare le lingue. Non si parla di singolo individuo, ma di gruppo di persone ampio, di paese, di comunità, di società. Rifiuto. Un ulteriore passo verso lo sviluppo e l'evoluzione sarebbe proprio questo. Siamo in un paese così sviluppato e ancora non arriviamo ad un'unificazione della lingua che contempli ovviamente un'evoluzione. Si parla di evoluzione proprio, proprio a partire dalla definizione di sviluppo. Inoltre, come ultimo argomento della nostra linea argomentativa, ci tengo a parlare della tutela dei diritti e, delle donne. All'interno di una società in cui la donna ha sempre avuto un ruolo minore, possiamo dire quasi da comparsa, attraverso un processo di sviluppo quasi minimo che a noi non arrecherebbe alcun danno o alcun cambiamento sostanziale. Tutto potrebbe cambiare a partire da questo. Per noi sarebbe un piccolo passo, ma per lo sviluppo e la tutela dei diritti delle donne sarebbe una grande conquista. Rifiuto, anche per diciamo rivendicare i diritti delle donne nei paesi in via di sviluppo elencati dalla squadra contraria alla mozione. A partire da questo possiamo
capire come la globalizzazione non faccia parte solo di un progresso che riguardi l'economia e la politica, ma anche un qualcosa che, che possa cambiare le lingue per favorire la comunicazione, l'inclusività e la tutela dei diritti delle donne. Qui ci tengo a fare un rifiuto. Qui ci tengo a fare un esempio, in particolare quello delle suffragette che nella seconda guerra mondiale hanno lottato per il diritto al voto, ma molti non sanno che le suffragette, oltre a lottare per il diritto al voto e hanno raggiunto questo diritto, hanno lottato anche per introdurre nella Costituzione un emendamento che faccia sì che loro vengano considerate e richiamate anche nelle comunicazioni ufficiali. Questo diritto, questo emendamento nella Costituzione non è stato approvato. Era un secolo fa. Quindi io mi chiedo, non è arrivata l'ora di assumerci effettivamente le responsabilità del nostro sviluppo anche sotto il punto di vista della lingua? Pensiamoci bene, a noi cosa cambierebbe? Concludo qui il mio intervento e ringrazio per l'ascolto. Passo la parola alla seconda speaker della squadra contraria alla mozione. 3, 2, buongiorno a tutti, sono Fatumata, Francesco Fatto, seconda divertente della squadra di opposizione. Vorrei esordire confrontando le argomentazioni portate dalla squadra avversaria, la quale è fermamente convinta del fatto che bisognerebbe sostituire il femminile sovraesteso al maschile sovraesteso, perché appunto secondo loro lo sviluppo di una lingua avviene attraverso appunto questa sostituzione. È inoltre stato detto dalla prima speaker che attualmente si è più consapevoli delle discriminazioni che subiscono le donne e quindi questo cambiamento è necessario per sanare, diciamo, questo problema. Vorrei però far notare che questa consapevolezza, se vogliamo chiamarla così, è presente solamente nei paesi sviluppati e la mozione parla di lingue, quindi riteniamo che non possa essere circoscritto ai singoli paesi sviluppati, ma sia qualcosa di internazionale e che quindi dobbiamo guardare anche a quei paesi in via di sviluppo o addirittura non sviluppati che questa consapevolezza non ce l'hanno. Per fare un esempio semplicissimo, se pensiamo all'Afghanistan, esempio portato dal primo speaker della mia squadra, le donne non possono uscire di casa se non accompagnate. Ora, come pensiamo che sostituendo il femminile sovraesteso al maschile sovraesteso si possa sanare a questi problemi? Inoltre è stato detto che il secondo speaker ha parlato di rivoluzione, ha parlato di evoluzione. Ma a noi sembra che questa evoluzione di cui tanto state parlando passi da un estremo all'altro. Quindi partendo dal maschile sovraesteso, arrivando al femminile sovraesteso, senza sviluppare nel significato più profondo del termine, le vere soluzioni. Passo ora al mio argomento, riprendendo i concetti fondamentali portati dal primo speaker. Vorremmo far notare che questa proposta cerca di risolvere il problema all'apice e non alla base. Come ha detto il primo speaker, si cerca di scalfire, diciamo, la punta dell'iceberg
senza cercare di muovere la base che lo il fondamento appunto. Siamo concordi con ciò che ha detto la squadra avversaria riguardo alle discriminazioni che subiscono le donne. Siamo consapevoli delle discriminazioni che sono perpetrate dall'inizio della storia dell'umanità fino ad adesso. Siamo consapevoli delle discriminazioni che al giorno d'oggi, nel 2022, continuano ad esserci e siamo anche consapevoli del fatto che a livello del dibattito pubblico e delle politiche l'attenzione verso questo problema è davvero minimo. La mia squadra non parla ovviamente di discriminazione o di difficoltà delle donne, diciamo, come intesa come solo violenza verbale o violenza fisica, ma parliamo anche di gender pay gap, parliamo di rappresentazioni inique e parliamo di tutte quelle donne che quotidianamente subiscono pressioni dalle famiglie, dalla società intera. E facciamo anche un passo indietro, tornando al passato, dove facciamo un esempio, la rivoluzione francese, nel quale con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 si sanciscono appunto i diritti dell'uomo e del cittadino. E quando è stata fatta una rivoluzione, diciamo, da Olympe de Gouges nel 1791, con la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, questa donna non solo si è vista sottrarre i suoi ideali, è finita nella ghigliottina. Tutto questo per dire che se, come dici, Olympe de Gouges si è battuta appunto per una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, sì, consideri inutile il suo apporto alla rivoluzione francese, siccome ritiene appunto che non risolva il problema a parlare al femminile, utilizzare il femminile nelle comunicazioni ufficiali? Grazie per la domanda intanto. Le posizioni sono diverse. Parlare di diritti della donna e della cittadina e sovraestensione femminile sono due cose diverse, soprattutto se la vostra squadra sostiene questa mozione solamente a livello formale. Quindi voi partite a livello di comunicazioni ufficiali senza partire dalla base del problema, che è la popolazione, la lingua che viene utilizzata dal popolo. E riprendo ciò che stavo dicendo, ovvero il fatto che per noi tutto questo, ovvero la sovraestensione del maschile o del femminile, non solo è un piccolo tassello di un puzzle intero da riordinare, ma è anche una proposta controproducente. Pensiamo alla Germania. In Germania c'è il femminile come plurale, viene usato il D, che è l'articolo femminile, come plurale. Ora, vogliamo dire che in Germania non ci sono discriminazioni? Vogliamo dire che in Germania le donne sono completamente pari rispetto agli uomini? Questo a noi non risulta. Vorremmo dire, appunto, che non è questa sovraestensione femminile o maschile a sanare il problema delle discriminazioni e delle disparità di genere, ma sono le politiche e gli incentivi da parte degli stati, le agevolazioni che vengono prese da parte degli stati, come ha detto il primo speaker della mia squadra. Vorrei ricapitolare quanto ho detto. No, grazie. Ovvero il fatto che nonostante la modernizzazione, lo sviluppo di cui tanto parlate e l'evoluzione, le innovazioni, resta un problema che non può essere risolto solamente attraverso la cambiare, diciamo, consuetudini di un paese, consuetudini di una popolazione che da quando esiste la lingua italiana, facciamo un esempio. Parliamo a livello internazionale, ma se vogliamo andare più nello specifico, nella lingua italiana si è sempre parlato con la sovraestensione al maschile. Ora, cambiando, e comunque i problemi ci sono. Ora, abbiamo fatto il paragone con la Germania, in Germania c'è la sovraestensione al femminile, i problemi non ci sono? Domanda. Vi lascio con questa domanda a cui riflettere e ringrazio per l'attenzione e passo la parola al terzo della squadra di governo. 7:28.
teleporterei. Quello con i tasti, noi non abbiamo bisogno. Con dopo i tasti, ma sì. Per emozione. Esatto. Benissimo. Allora passiamo la parola alla terza. Io ho un piccolo problema, non posso stare tanto tempo in piedi. Non importa, non sono importante. Posso rimanere seduta? Anche sempre seduto, non sei portato. Ok, va bene. Prendere la maschera e sei portato. Va bene, ok. Quindi diceva, diamo la parola alla terza oratrice della squadra pro, cioè Rossella. Sì. Okay? Benissimo. La maschera, la maschera. Ah, ok. È più chiaro. Buongiorno a tutti, sono il terzo speaker della squadra pro alla mozione secondo cui questa assemblea sostiene lo sviluppo delle lingue in cui il maschile sovrasteso venga sostituito dal femminile sovrasteso. Ci tengo innanzitutto a confutare quanto detto dalla squadra contro alla mozione. Innanzitutto vorrei chiarire una cosa, la mozione dice sviluppo delle lingue. Nel corso di questo dibattito la squadra contro sta spostando l'attenzione più che sullo sviluppo delle lingue, sui diritti delle donne che vengono violati. Cioè si è parlato di Afghanistan, quindi delle guerre che vengono sostenute ogni giorno, che vede la donna sempre in netta, possiamo dire anche in totale inferiorità. Però noi, la nostra squadra ha portato dei motivi validi per cui utilizzare il femminile sovraesteso ha, diciamo, dei vantaggi anche per quanto riguarda i costumi di una società. Infatti voi non ci avete spiegato il perché sarebbe opportuno mantenere questo tipo di usanza. Assolutamente, noi siamo d'accordo e concordi nel dire che i costumi, i valori del passato non sono giusti. Per esempio, il nostro secondo speaker ha portato un esempio delle suffragette. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale le comunicazioni erano ridotte solo al pubblico maschile, quindi veniva utilizzato perché le comunicazioni per le donne non erano concesse, perché venivano ritenute ignoranti, venivano ritenute inferiori rispetto agli uomini. Ci furono numerose lotte e fu concesso poi il diritto di voto. E tuttavia il diritto non fu aggiunto alla Costituzione questo emendamento per di concedere anche le comunicazioni alle donne, perché venivano considerate di netta inferiorità. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che le donne si sentivano, oltre che avevano, diciamo, dei problemi psicologici anche a confrontarsi con il pubblico maschile, ha portato comunque che le donne in qualche modo anche nel corso della società si sono sempre sentite inferiori. Inoltre, voi avete sostenuto che ad oggi c'è un divario sociale tra le donne e gli uomini. Noi siamo d'accordo, va bene, però perché non fare un passo in avanti? Perché non fare questo passo anche con l'inserimento del femminile sovraesteso? Perché voi le iniziative per l'inclusione, di cui anche voi avete portato delle evidence, vengono fatte oggi, è vero, però vengono fatte da anni, vengono fatte sin dalla Seconda Guerra Mondiale, sin da quando le donne hanno combattuto guerre, hanno combattuto per anche avere il diritto di voto, per far sì che questi emendamenti poi venivano anche promulgati per loro. Rifiuto. E quindi, come vengono fatti da anni, ma come mai questo problema ad oggi, dopo anni, dopo decenni, non è stato ancora risolto? Infatti, dopo continue manifestazioni, ci sono ancora discriminazioni tra donne e gli uomini. La modifica della grammatica, la sostituzione del maschile sovraesteso al femminile sovraesteso, sicuramente è vero, non risolve totalmente il problema, però sicuramente è un passo in avanti, perché l'inclusione delle donne, cioè un passo in avanti per l'inclusione delle donne, anche per quanto riguarda i costumi di una società che comunque ad oggi vede le donne in netta inferiorità. Infatti la nostra prima speaker ha parlato di quanto anche il salario delle donne sia completamente dimezzato rispetto a quello degli uomini in paesi anche sviluppati, perché avete portato esempi di paesi
non sottosviluppati, cioè, per esempio l'Afghanistan è un paese sottosviluppato, ma in paesi anche sviluppati le donne anche vengono considerate nettamente inferiori ad oggi, dopo continue lotte. Quindi perché non fare questa sostituzione per uno sviluppo sicuramente della lingua, ma anche perché le donne, cioè la lotta per l'inclusione delle donne è una lotta che va avanti da anni, quindi sostenere di cambiare, di sostituire il maschile sovraesteso, il femminile sovraesteso, prima di tutto non comporterebbe, cioè non ci sono degli svantaggi, anzi le donne, dopo che gli uomini sono stati sempre si sono sempre sentiti superiori, anche perché c'era appunto anche il maschile sovraesteso, non comporterebbe nulla, anzi, se non che le donne hanno quello, riacquisiscono quello che da anni gli è stato negato. Le donne sono state coloro che dimmi. Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato la domanda. Ti vorrei chiedere, dato che voi stessi avete presentato una questione globale e quindi vanno considerati anche i paesi in via di sviluppo sottosviluppati, come potrebbe la sovraestensione del femminile essere un passo avanti maggiore, un passo avanti più grande rispetto all'introduzione di norme in grado di rendere la donna uguale all'uomo? Grazie. Ok, allora sicuramente leader legislativi, soprattutto in paesi sottosviluppati, sono molto lunghi, cioè introdurre, come detto, una norma, a parte che alcune norme già ci sono per le donne, però comunque introdurre una norma o comunque altre norme per l'inclusione delle donne, per far sentire le donne, per inclusione delle donne, è comunque un processo molto lungo, cioè ci vorrebbero anni. Quindi sicuramente sostituire il maschile sovraesteso al femminile sovraesteso è sicuramente un passo in avanti. Quindi iniziare su questa scia. È vero, è un problema che cioè, sicuramente noi non risolviamo il problema in maniera totale, però comunque è un è un passo, cioè è un primo passo per compierne sicuramente altri. Quindi sicuramente questa cosa non è rimandabile, come ha detto la prima speaker della mia squadra, perché abbiamo aspettato fin troppo tempo. Ritornando alla nostra tesi, vorrei riaffermare quanto sostituito dagli speaker della nostra squadra e dalla squadra che ci ha preceduto, perché siamo fermamente convinti che sostituire il maschile sovraesteso, il femminile sovraesteso, sia lo sviluppo della lingua per una globalizzazione, per un'unificazione della lingua tra coloro che non hanno, tra lingue che non hanno il femminile e il maschile sovraesteso, come ad esempio l'inglese, e le lingue non latine che ce l'hanno. Quindi, tutela ovviamente i diritti delle donne che ad oggi, dopo continue lotte, sono ancora tutt'oggi negati. 7:41. Della squadra contro, cioè Giona. Quando voglio partire. Buongiorno a tutte e tutti, sono Giona, terzo dipartente della squadra di opposizione. Vorrei innanzitutto fare un po' di chiarezza. Abbiamo assistito ad un dibattito tra due posizioni diametralmente opposte. Da una parte la mia squadra è fermamente convinta dell'ineludibile necessità del dover risolvere le importanti problematiche relative alla discriminazione di genere. Dall'altra parte troviamo invece la squadra di governo che nel corso dei suoi interventi ha mascherato questa ineludibile necessità appunto tramite degli pseudoconcetti che mi appresterò a confutare nel mio intervento. Articolerò la mia confutazione in tre punti principali.
Come primo punto analizzerò qual è l'intenzione della squadra avversaria, analizzerò la loro proposta operativa e ne spiegherò come mai non ha alcun effetto e ovviamente lo farò successivamente. Come secondo punto vorrei analizzare gli argomenti portati avanti dalla squadra di governo e come terzo e ultimo punto, ma non per importanza, vorrei analizzare una contraddizione che si è susseguita nel corso degli interventi della squadra di governo. Bene, partiamo dal primo punto, gli effetti della loro proposta. Qual è la loro proposta? Appunto, come dice la mozione, estendere il femminile sovraesteso sostituendolo al maschile sovraesteso. Che benefici avrebbe questa iniziativa, questa appunto proposta? Il rapporto causa-effetto, i benefici che ci sarebbero, sono stati spiegati sì inizialmente dal primo speaker, successivamente si è cercato di ampliare questa proposta ad un livello globale, ma non sono stati tenuti in conto i paesi sottosviluppati. Noi prendiamo in analisi banalmente l'Afghanistan, ma ahimè non è l'unico paese in cui le donne al giorno d'oggi non hanno ancora dei diritti. Pensiamo sempre all'Afghanistan, non hanno il diritto di guidare, non hanno il diritto di andare a scuola, non hanno il diritto all'istruzione. In un paese del genere, come possiamo pensare che le donne si possono sentire incluse, possono cominciare, come hanno detto loro, a sentirsi pari agli uomini grazie ad un emendamento ufficiale, quando non lo sanno nemmeno leggere? Sempre analizzando la questione in Afghanistan, quando sono intervenuti gli Stati Uniti, come noi tutti sappiamo, hanno inserito delle norme per far sì che le donne diventassero pari agli uomini. Le donne, grazie a queste norme, hanno potuto studiare, hanno potuto istruirsi, hanno potuto banalmente guidare e uscire di casa senza essere accompagnati. Bene, in conclusione cosa vi ho spiegato? Vi ho spiegato come la nostra soluzione sia l'unica che può dare effettivamente dei risultati, o se comunque la loro risoluzione porterebbe dei risultati, sarebbero, come dire, piccoli e influenti e meno importanti di quelli che darebbe la nostra. Prego. Allora, facendo gli esempi dei paesi sottosviluppati, sai benissimo che questi paesi assumono costumi e usanze del passato, e il maschile sovraesteso non sarebbe comunque un'usanza del passato, un costume antico? Certo, ma il maschile sovraesteso è un qualcosa che si susseguì nel tempo anche nei paesi sviluppati, dove la discriminazione di genere c'è, ma in minore, se non quasi infima parte. È un qualcosa di ininfluente, come abbiamo sostenuto nel corso dei nostri discorsi. È appunto solamente una legislazione che renda pari l'uomo alla donna è in grado di risolvere questa problematica, ovvero la discriminazione di genere. E vorrei aiutarmi con un esempio per spiegare meglio le due differenze delle differenze esistenti tra le due modificazioni dello status quo. Signore e signori, vorrei che voi immaginaste nella vostra mente un albero. Questo albero rappresenterebbe la società odierna globale, una società malata. E qual è la malattia che affligge questo albero? Questa malattia si chiama discriminazione di genere. Le cause di questa malattia si troverebbero nei nutrienti che l'albero assorbe dal terreno tramite le radici. Perché dunque, la domanda mi sorge spontanea, perché bisognerebbe fare come proposto dalla squadra avversaria, ovvero, sempre rimanendo nella metafora, cercare di curare le foglie una ad una, come ha detto Giuliano, cercare di guardare solamente la punta dell'iceberg e non arrivare al vero problema effettivo. Questo non cambierebbe nulla, in quanto l'albero continuerebbe ad assorbire questi nutrienti negativi e sarebbe sempre malato. Sarebbe meglio dunque agire come abbiamo proposto noi, ovvero, sempre rimanendo nella metafora, curare il terreno e aiutare l'albero a crescere rigorosamente. Vorrei ora passare al secondo punto, ovvero le argomentazioni della squadra avversaria, che nonostante la terza speaker della squadra di governo abbia affermato che la mozione poteva racchiudere semplicemente al linguaggio, loro stessi si sono contraddetti. Di fatto il terzo speaker ha parlato di tutela dei diritti delle donne, lo hanno fatto tutti gli speaker nel corso dei loro interventi. Quindi la domanda sorge spontanea e lo vorrei porre anche alla squadra di governo. La mozione è veramente circoscritta solamente alle lingue oppure no? La risposta è semplice, no. Siamo partiti tutti, sia la squadra di governo che la squadra di opposizione, ponendoci una domanda, ovvero perché
dovremmo inserire, dovremmo far sovrastare il femminile sovrasteso al maschile sovrasteso, perché un problema esiste. Il problema, come abbiamo detto, è la discriminazione di genere. Dobbiamo agire alle cause del problema e non agli effetti. Quindi dobbiamo, come abbiamo detto, come abbiamo sostenuto nel corso dei nostri interventi, legiferare sulla discriminazione di genere. Dobbiamo rendere l'uomo, la donna uguale all'uomo nei paesi in cui non è così. Grazie, rifiuto. Vorrei ora passare al terzo punto della mia argomentazione, della mia confutazione, scusatemi, ovvero la contraddizione che c'è stata all'interno dei discorsi della squadra di governo, appunto riguardante i diritti della donna. Nel corso della storia le donne hanno sempre combattuto per la loro inclusione tramite l'ottenimento di diritti. Mi viene da pensare alle suffragette, mi viene da pensare all'esempio che ha portato fatto della dichiarazione della donna e della cittadina. Si parlava prima di tutto di ottenere dei diritti. Perché, signori, come possiamo pensare, e signore, come possiamo pensare che le donne vengano, come propone la squadra avversaria, incluse nella società, se prima non hanno alcun diritto, pensiamo quindi ai paesi sottosviluppati? Tutto questo non è possibile. Vorrei quindi apprestarmi a riassumere e concludere quanto detto nel mio discorso e anche rivalidando le argomentazioni della mia squadra. Come abbiamo sostenuto nel corso dei nostri interventi, questa proposta fatta dalla squadra avversaria sarebbe contraddittoria, sarebbe ininfluente e non cambierebbe lo status quo odierno. Cosa significa tutto questo? Significa che solamente la nostra proposta e solamente il nostro, quindi, modus operandi sarebbe in grado di risolvere una problematica che entrambe le squadre hanno riconosciuto e hanno presentato come qualcosa che va risolto. Vi ringrazio per la parola a me concessa, passo la parola a Giuliano. Diamo la parola all'ultimo speaker della squadra contro, cioè Giuliano. Il mio intervento inizierà in 3, 2, 1. Con questo mio ultimo intervento vorrei ripercorrere criticamente il corso del dibattito, darne una visione, per così dire, olistica d'insieme e ripercorrere i principali punti di scontro che sono emersi nel corso di questo dibattito. Un primo punto di scontro può essere riconosciuto nella modalità di attuazione della proposta. La squadra di governo ha di fatto affermato che un'azione sulle comunicazioni ufficiali sarebbe funzionale alla risoluzione del problema che di fatto sia la mia squadra sia la squadra di governo ha concordato essere il divario di genere intrinseco alla società odierna. La mia casa, d'altra parte, ha invece affermato come questo intervento sarebbe un vano tentativo di giungere ad una risoluzione, in quanto una mera azione formale non sarebbe propedeutica all'estensione di questo cambiamento sociale e culturale a tutta la popolazione. E ha proposto invece un'azione che si focalizzi sul fondamento, sulla base della problematica. Il secondo punto di scontro può essere riconosciuto nel, per così dire, rapporto causa-effetto della proposta. Di fatto la squadra di opposizione ha mostrato come la sostituzione del maschile sovraesteso con il femminile sovraesteso non sarebbe funzionale alla risoluzione del problema, come detto precedentemente, della disparità di genere, perché sposterebbe semplicemente questo problema che riconosciamo esistere, ne riconosciamo la gravità, semplicemente da un estremo, quello attualmente presente, ad un altro, quello verso il quale intende, a quanto pare, procedere la squadra di governo, la quale al contrario non ha portato alla luce il rapporto causa-effetto dell'argomentazione e della proposta da loro sostenuta.
Al contrario, invece, la squadra di governo si è contraddetta, affermando dapprima come la lingua sia il riflesso della società, di un popolo, ma proponendo poi che questo si concretizzasse solo e soltanto in un ambito puramente formale, in un ambito puramente istituzionale, non in un ambito popolare. Un terzo punto di scontro può essere riconosciuto nella internazionalità, nella globalizzazione della questione. Di fatto la squadra di governo ha affermato che un'azione prettamente formale sarebbe sufficiente alla risoluzione del problema grazie alla globalizzazione, all'estensione che questa avrebbe su scala internazionale. La mia squadra, la squadra di opposizione, ha invece tristemente dimostrato come la realtà sia purtroppo molto diversa. Di fatto numerosi anni di lotte e di promozioni alla parità di genere, la mia squadra ha portato numerosi esempi, la squadra di governo ne ha portati molti altri, nelle nazioni e nei paesi più sviluppati non abbia mai portato ad una risoluzione del problema, ma anzi, ad oggi, la situazione in molti paesi procede peggiorando. Possiamo dunque riconoscere la presenza di due universi contrapposti, l'universo della squadra di governo, che attraverso delle pseudo-argomentazioni, talvolta attraverso delle vere e proprie tautologie, ha portato una proposta che di fatto risulta non funzionale alla risoluzione del problema, come ribadito. E l'universo della mia squadra, l'universo della squadra di opposizione, che invece ha una prospettiva propositiva, ma soprattutto realistica, in quanto riconosce il problema, riconosce la gravità del problema, ma riconosce anche l'ininfluenza di un semplice cambio di quello che è a tutti gli effetti un costume, una consuetudine grammaticale, per così dire. Noi intendiamo agire alle fondamenta, la squadra di governo intende agire scalfendo la punta dell'iceberg, ed è per questo che siamo fieri di essere contro alla mozione. Vi ringrazio per la parola mi concessa, concludo qui il mio intervento. 4:15. Pronti? Sì. Quindi, avviciniamo quindi alla fine del dibattito, dando la parola all'ultima oratrice del primo dibattito, cioè quarta della squadra pro, quindi Raffaella. Prego. Grazie. Con questo intervento appunto concluderò il dibattito di oggi, che si è concentrato e ha visto al suo centro due temi fondamentali, cioè lo sviluppo della lingua e l'uso all'interno appunto della lingua, delle comunicazioni orali, del maschile o del femminile sovraesteso. Innanzitutto ci siamo trovati, in quanto le due squadre, a discutere sul perché oggi sia necessario o meno, sia vantaggioso o meno, attuare questa sostituzione. Partendo da questo primo punto di scontro sarà mio onere appunto analizzare tutti gli altri che sono susseguiti e spiegare perché secondo noi la proposta della nostra squadra sia più efficace, abbia vantaggi e benefici per più persone e risolva il problema, apporti un proprio valore nella risoluzione del problema che abbiamo riconosciuto esistere. Infatti, la nostra squadra ha spiegato che oggi siamo qui a dibattere di questo tema non solo perché esiste un vero e proprio problema di discriminazione nei confronti delle donne, ma anche perché la nostra società è abbastanza globalizzata, pronta, fatta appunto di scambi sociali, culturali, economici tra i vari paesi, a livello mondiale, e quindi appunto si appronta a uno sviluppo, a un'evoluzione. Tema appunto che la squadra pro ha dimostrato essere centrale e che invece la squadra contro ha semplicemente messo da parte e ignorato. Infatti appunto questa evoluzione è non solo richiesta ma necessaria, e avrebbe vantaggi per tutto il mondo, tutto, perché appunto lo sviluppo delle lingue ci permette di continuare uno scambio sociale, culturale ed economico, e dal quale sappiamo trarremo benefici tutti, paesi sviluppati, paesi non sviluppati, uomini e donne. Invece la squadra contro ha preferito restringere il campo e focalizzarsi soltanto su alcuni paesi e soltanto
sulle donne, ma anche in questo caso, anche nei vantaggi che queste portatrici di interesse avrebbero, la squadra pro ha dimostrato che la propria proposta andrebbe ad apportare un suo contributo, che sicuramente non, da sola non riuscirebbe a risolvere il problema interamente, come neanche una sola legge riuscirebbe a risolvere il problema. Siamo fortemente convinti che ci sia bisogno, per risolverlo, di una collaborazione e di tutta una serie di provvedimenti che insieme possono fare la forza e appunto risolvere il problema passo dopo passo. La squadra contro invece ha pensato che con una semplice legge, una o due, si possa risolvere il problema così da un momento all'altro, processo che secondo noi è inattuabile. Inoltre abbiamo dimostrato che l'ultimo punto di scontro è stato quello sulle comunicazioni formali e sulla lingua. La squadra contro ha sostenuto che le comunicazioni formali non rappresentino un paese, ma la squadra pro, ancora una volta, ha dimostrato che anche le comunicazioni formali sono una rappresentanza delle persone. Sono appunto noi, in quanto cittadine, ci riconosciamo nella nostra Costituzione, nelle nostre leggi, quindi anche le comunicazioni formali sono un passo in avanti verso la risoluzione del problema, verso il riconoscimento dei diritti e verso appunto una società più globalizzata. La domanda con cui vi lascio oggi è: crediamo davvero di poter risolvere un problema così grave e così complesso da un momento all'altro? E vogliamo privarci invece di strumenti che passo dopo passo, uno insieme all'altro, apporterebbero il loro valore e che non avrebbero nessun danno per appunto né la popolazione mondiale né le donne? Questo è il quesito con cui vi lascio. Grazie. 4:09. Pronti?